Ciao a tutti, eccoci qui. Oggi andiamo veloci. Allora, vi ho già preparato l'uovo un po' battuto con una presina di sale, poco latte, farina, un po' di pan grattato e dello speck, ma soprattutto il nostro protagonista, il tomino. Allora, innanzitutto il tomino lo vado un attimino a spellare perché oggi veramente devo andare veloce e per la vostra contentezza, no? Che non mi dovete sentir parlare 2 ore, ma non vi risparmierò un po' di storia del tomino. Allora, però, vi faccio prima vedere. Allora, prendo il tomino, ok? Lo bagno nel latte, ok? Lo passo nella farina in modo che si attacchi bene la farina, altrimenti così. Ok, poi guardate, ci metto dello speck, ok, una e due fette in questo modo, si fermerà da sola perché adesso lo vado ulteriormente a passare nell'uovo. Ecco qua. E poi per renderlo più croccante, in mezzo al pan grattato ci vado ad aggiungere un po' di farina di polenta. Ok, lo mescolo così, che così verrà più croccante. Ok, lo passo nel pan grattato. Intanto accendo il fuoco, che così vi faccio vedere presto presto i risultati. Ok, e poi lo vado a passare di nuovo nella farina di polenta. In questo modo, in cottura, il tomino verrà più croccante e non andrà perso nella pentola allo scioglimento. Poi vi farò vedere il risultato. L'altro tomino invece, tanto per fare una variante, dopo averlo un po' grattato, vado a tagliarlo a metà. In questo modo. È un po' difficile perché è un po' molle. E fate attenzione a non tagliarvi. Ok. Ecco qua all'incirca, no? Lo bagno comunque nel latte, poi lo passo nella farina, ambedue, uno e due, ok? Poi ci metto dentro questa volta lo speck, una fettina, perché poi andiamo comunque a chiuderlo per fuori con lo speck. Ok, adesso lo passo nell'uovo. Ok, e lo vado a richiudere nuovamente con lo speck, come ho fatto con l'altro. Questo, diciamo, è un po' più imbottito perché così piace di più ad alcuni, insomma, non a tutti. Ecco, poi lo passo ancora nel pane. Ok. E poi lo vado a passare ancora nella farina di polenta, che così diventa più croccante. Ok, come vedete sono velocissimi. Come vedete sono velocissimi, sono già pronti, la poccia dipende da quanti ne volete fare. Metto proprio un goccio di olio. No, su una pentola ovviamente antiaderente, no? Ecco, così, no? E li vado ad appoggiare, che tanto comunque loro un po' del suo grassino lo lasciano. Ecco, nel frattempo che cuociono a fuoco non molto alto, altrimenti si bruciano e dentro rimangono crudi. Vi dico, insomma, appunto, che il tomino altro non è che un toma piccolo, no? È un dialetto piemontese che dicono che, essendo il Piemonte
piuttosto francese, no? Che arrivi da tomé, che significa formaggio, quindi dopo il dialetto lo trasformò in toma e il piccolino, Tomino, ovviamente, no? Sì, tutti i nostri vezzeggiativi, no? E poi non andiamo, insomma, a guardare tutta quanta l'etimologia, le cose, no, perché il formaggio comunque ha origini di per sé molto antiche, no? Ma siccome ha una procedura piuttosto, sì, insomma, che a me non piace come fanno il formaggio, io a volte il formaggio mi faccio un po' di ricotta, un po' di primo sale, ma solamente col caglio vegetale, oppure lo faccio usando dell'aceto di mele, ma un giorno farò la ricotta e ve la farò vedere. Con queste cose, delle quali non bisogna abusare, allora che cosa vi devo dire? Vi devo dire ancora, che mi dimentico, non vorrei mai dimenticarmi, no? Che Caseus vuol dire formaggio, ma dicono che deriva Tomino, deriva anche da Tomé, che vuol dire caduta, per dire la caduta del caglio. Ecco qua i nostri tomini più veloci di così, in pochi minuti fatti, cucinati e mangiati in due, e da me e Gloria. Ciao. Eccola. E abbiamo dedotto una cosa, che allora il tomino farcito, quello tagliato a metà e farcito con lo speck, al palato risulta un gusto misto di speck e formaggio, mentre quello solamente ricoperto di speck risulta che senti prima la delicatezza del formaggio e poi il sapore dello speck, che come sapete è saporito. Comunque, insomma, più buoni di così, ragazzi, E siate buoni anche voi con i vostri like e con le vostre visual e con le vostre iscrizioni soprattutto, così mi sostenete. Ciao ragazzi, alla prossima!